qualche anno fa lo scrittore indiano Amitav Ghosh ha scritto un libro che è diventato un punto di riferimento nella cultura e nelle nostre letture, La grande cecità, il cambiamento climatico e l'impensabile. Cosa vuol dire impensabile? Tutti noi conosciamo che cos'è in teoria il cambiamento climatico e ne stiamo cominciando a vedere anche gli effetti, e tuttavia non sempre tutti ci crediamo allo stesso modo. Trasformiamo il sapere in teoria in un'esperienza. Ecco, la letteratura può fare questo, ha sempre potuto far questo, trasformare la conoscenza in esperienza. Ma rispetto al cambiamento climatico, alla crisi ecologica, questa trasformazione non è così scontata, non è così semplice, proprio perché il cambiamento climatico è un evento complesso che avviene in molti luoghi contemporaneamente. È difficile raccontarlo. È difficile farne una buona storia. È di questo che parla il libro di Amitav Ghosh, come trasformare un grande tema dei nostri giorni in una buona storia, cioè in una storia che possa essere raccontata e dunque capita, e dunque come in qualche modo la letteratura possa contribuire a rappresentare il cambiamento. Dice Ghosh in una pagina del suo libro. Questo è dunque uno dei molti modi in cui l'era del surriscaldamento globale sfida sia l'immaginazione letteraria sia il buon senso contemporaneo. Gli eventi climatici del nostro tempo hanno un alto grado di improbabilità. Improbabilità non perché non accadono, ma perché vengono raccontati spesso come se fossero eventi improbabili, fantastici, inauditi. E invece quello che la letteratura può e sta cominciando a fare, anche sulla scia di ciò che ha scritto Ghosh, è proprio rappresentare il cambiamento climatico in maniera seria, non in maniera fantastica, facendolo davvero calare nella realtà delle nostre esperienze di vita quotidiana.